Proviamo a collegarci con il nostro teologo e biblista preferito, frate Alberto Maggi. Ciao frate Alberto, ben ritrovato. Buona domenica Francesca. Buona domenica a te. Allora, stavo leggendo il Vangelo di oggi, mi sembra un po' ingarbugliato. Ce lo spieghi tu, ce lo sgarbugli un po'. È una pagina drammatica perché è la prima volta che Gesù ritorna a Nazareth, il paese dove è stato cresciuto, e va nel luogo più santo. È di sabato, va in sinagoga, quindi si presume persone religiose, e lì prende il testo del profeta Isaia, il capitolo 61, dove viene elencate le azioni del liberatore di Israele. Si pensa che Gesù sia questo liberatore, cioè il Messia, e Gesù comincia a elencarle: lo Spirito è sopra di me, mi ha mandato a proclamare l'anno della liberazione, c'è chi l'ha vista, e poi a un certo momento dice: e a proclamare l'anno di grazia del Signore, cioè l'anno della liberazione. Ma il versetto continuava con il giorno di vendetta del nostro Dio. Invece Gesù si ferma all'anno di grazia del Signore e continua soltanto a spiegare, a insistere su quello. L'evangelista, in maniera stupenda, descrive l'attenzione, dice: tutti gli occhi erano puntati su di lui. Dice: ma chi è questo? Perché loro aspettavano questo da più di 70 anni, erano dominati dai romani, aspettavano il liberatore da questa oppressione. Invece Gesù, che parla soltanto d'amore. Ebbene, Gesù, anziché calmare gli animi, li infuoca, perché dice: mi direte, medico, cura te stesso. Cioè, prima di pensare ai pagani, pensa a noi. Lì vigeva l'imperativo, che ancora purtroppo è valido, prima noi. Israele si era convinta di essere il popolo prediletto dal Signore, sì. I pagani andavano dominati, schiacciati. E Gesù annunzia quello che poi è diventata una massima: nessun profeta è accetto nella sua patria, perché il profeta è l'uomo che, in sintonia con Dio, crea sempre cose nuove. Invece la patria è il luogo della tradizione, dove si vive il passato. E Gesù fa un passo falso, perché gli costa, hanno alla fine cercato di ammazzarlo. Cosa fa Gesù? Tira fuori dal dimenticatoio due episodi che si preferiva non ricordare mai, perché erano due profeti, Elia ed Eliseo, i quali avevano agito a favore dei pagani ed erano stati messi nel dimenticatoio, perché Israele era il popolo prediletto. Come si può pensare che Dio agisca in favore dei pagani? Allora Gesù invece insegna che Dio non c'ha persone predilette, preferite. Lui accorre dove c'è bisogno, e se il bisognoso è un pagano, dice, come quella vedova che stava in Libano, quindi in terra pagana, Elia va da lei ad aiutarla. E se addirittura il bisognoso è un siriano, ufficiale dell'esercito nemico, che è lebroso, il profeta Eliseo non ci pensa e va ad aiutarlo. Non l'avesse mai detto, si scatena il putiferio e tutte le persone presenti cercano di ucciderlo, di linciare Gesù. Cosa vuol dire il significato? Che l'amore universale del Padre, l'amore universale si intende non soltanto per l'estensione ovunque, ma per la qualità per tutti, di cui Gesù è testimone, adesso l'annuncia, prova resistenza e anche risentimento in quelli che pretendono di avere un rapporto privilegiato col Signore in base alla religione, alla razza, al comportamento. E poi alla fine, infatti, lo vogliono buttare giù dal monte. Poi dice, alla fine, anche questo è un po' incomprensibile, ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Ma come passando in mezzo? Cioè, nel senso, che ha fatto? Lo volevano buttare giù e lui si è defilato, ma tranquillamente, così. Cioè, anche questa è una infatti, cosa difficile. Come abbiamo detto altre volte, l'evangelista non vuole presentare dei fatti storici, ma sì, delle verità teologiche. L'evangelista non fa altro che anticipare la fine di Gerusalemme. Nazareth non è sopra un monte, è in zona montagnosa, ma è Gerusalemme, dove c'è il Tempio, la città posta sopra il monte. Allora l'evangelista anticipa il tentativo, che quella volta però riuscirà, di ammazzare Gesù a Gerusalemme, ma la morte non avrà la vittoria. Lui, come passando attraverso, continua a vivere. Questo, quindi, l'evangelista anticipa: va già, Gesù morirà, però continuerà a vivere. Bellissimo, la morte non avrà la vittoria. Se volete approfondire il pensiero del frate e biblista padre frate Alberto Maggi, leggete i suoi libri, e poi ce n'è uno in uscita. Vogliamo ripetere la nostra anticipazione, quello su Bernadette Soubirous.
sì, è stata un'opera di restauro di questa figura, provocherà un po' di scalpore, perché uno si è abituato, come ricordi quando hanno restaurato la Cappella Sistina, sì, ci eravamo abituati a quella patina, esatto, e quando è stata tolta quei colori ci hanno quasi disturbato. Ecco, sì, il mio lavoro è un'opera di restauro su una figura che sarà ancora più splendida di come l'abbiamo conosciuta. Stupendo, e allora attendiamo con ansia questo nuovo libro. Nel frattempo ti ringraziamo, frate Alberto Maggi, teologo e biblista.